È finalmente giunto il momento di porre fine alle amichevoli livello 99 di Inazuma Eleven Go Galaxy. Da una parte è vero che dovevo finirle tempo fa, e da una parte è vero che io ci metto le ere bibliche per terminare gli extra di un videogioco, sperando che la console mi assista, io mi accingo a giocare e insomma speriamo che non si stacchino, diamoci da fare. Prima squadra delle ultime tre, oggi saranno ben tre partite, una decina di minuti l'una massimo, Flotta Ixar. Più che altro vi mostro sempre il primo tempo, ormai chi ha visto tutte quante le amichevoli lo sa, il primo tempo di ogni squadra quasi per intero e il secondo tempo taglio di qua e di là e metto solo i gol o le azioni più esaltanti. Furiosi ovviamente in solitaria. Tra l'altro, questo non sancisce assolutamente la fine di Inazuma Eleven, perché anno nuovo dovrebbe, in teoria, arrivare il nuovo let's play, nuovo, il let's replay e mezzo di Supernova, che non l'ho mai finito in live per problemi vari, ok? L'ho spiegato l'altra volta. Comunque, vediamo la squadra avversaria, abbiamo Ozrock, vabbè, la Flotta Ixar, ragazzi, abbiamo affrontata nel gioco. Lux che ha amplificazione come Tiron, chi se lo ricorda mai? Non so, sto usando un'altra patch comunque, perché ho visto che questa il gioco non me lo blocca. E ok, tanto oramai i team di Genive e quello di Saru si sono uniti, quindi qualsiasi patch usiate al diavolo. E poi ragazzi, ragazzi, ho detto tutto, no? Penso di sì. Allora, sto giocando contro Lucio, ovviamente, perché se no non sarei normale come persona. Allora, loro vanno con lo spirito guerriero, quello che è. Io ho il re davanti, metto Lanzerotto. E dunque, cerchiamo di fare una cosa veloce, 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 veloce. La palla o non l'ho presa oppure l'ha passata perché troppo veloce l'input quando ho toccato lo schermo. Non lo so, qua si inventano di tutto pur di non farmi. Ecco qua, luminosità l'ho messa al massimo così riesco a vedere qualcosa. La tengo sempre al 3, quindi contro luce lo schermo non si vede nulla. Poi, anche perché sto cercando di tenerlo più alto invece che tenerlo basso e devo dare fastidio al collo. Ormai a una certa età i dolori si iniziano a far sentire. Che è successo lì? Cioè, questo ha detto visto la palla, dice no, mi arrendo. Non me ne va. Va bene. Tutti bravi. Tutti bravi siete. Lascia perde tu, va. Non ti voglio vedere. Muovi quelle zambette. Pompa il sangue. Dai. Oh, ci stiamo, mo? Non lo so. Ma io non lo so, ragazzi. Boh, se si può. Allora, Trina sta lì davanti. Magari ci liberiamo. Ci smarchiamo con schiaffo atterrante. Grande, Krangete, più che altro in realtà non è schiaffo atterrante ma è pugnale, vabbè. Dopo ovviamente si cambia per i bambini. Avevo palla ma avevo paura di farmi fermare con un... Perché era marcato il re, quindi non potevo rispondere. Che poi si piana una cacarella quando fate ste cose. Ah, allora... Avete rotto le palle. Lasciatevelo dire. Vabbè, certo, il portiere. Ovviamente il portiere deve smarcarsi. Madonna. No, tiro normale, perché devo usare il tiro forte? La rete è sdoppiata, ok. Comunque, gol di Aitor dal nulla, perché ha fermato il portiere. La palla è andata con un piatto, tiro piatto tranquillo, gol. Va bene, questo è il primo gol. Al diavolo le tecniche speciali, che cavolo, che l'ho evocato a fare lo spirito guerriero? Oh, Gianni! Gianni, raggio di giudizio, vabbè, te la posso perdonare, raggio di giudizio, una bella mossa. Te la posso perdonare. Allora, a te che ti faccio? Ti scivolo. Salto esplosivo, ma vai a quel paese. Allora, no, 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 no. Senti, io ti voglio bene, però no. Così no, eh.
il magico gigante, sì, Majin the Great. No, ma era, non è Majin the... Sì, è Majin the Great lui, quello che fa... Majin the Hand, Mao del Colosso, Majin the Great, sì. Ah, amplificazione non è cannonata di... Chi è che fa cannonata? Saru? Che fa cannonata di frammenti? Non mi ricordo più, ragazzi. Madonna, il gigante magico Grandius. No, allora, Mistral, sai cosa fare? Grande Mistral, non mi delude mai! Insieme a Trina e a Ogre è l'unica che non mi delude mai. Poi vabbè, quando Bictor ha lo spirito che va al gol, allora sì, lì anche lui fa... Io ho passato in avanti, non so cos'è successo. Ah, non ho più le... Nessuna tecnica? Ma che cavolo! Ah, ma l'abilità gliel'aveva diminuita, perché non la... No, che palle quando è così, però... L'avversario prende i malus! Abilità! E allora, per quel paese, no? Se è l'abilità bassa. Che mi viene a rompere le scatole a me? Cacchio, però, la gravità qui, che schifo! Che schifo sta gravità! E non mi viene a dire che su Falamorbius è come la Terra, perché fa cagare. Allora, la Terra ha una gravità che fa cagare, dai, è a voglia di... Che schifo, la palla corre. Forza, questo è solo l'inizio. Questo tradotto a caso. Avranno tradotto gli NPC della squadra della flotta Ixal e non quello che dice Capitano Sarges. A parte che boh, non lo so se proprio è così, però. Oh, allora, Gandares. Stella nera, perché stella nera è bella. Parata livello 2. Vabbè, però allora tu senti. Sei cattivo, portiere. Non mi vuoi bene. Ti ho messo anche in squadra. Fai 2000. Meno di 2000, ti prego. Oddio, ma non è tanto forte alla fine il totem. Lo spirito guerriero lo batte. Per un portiere il totem è una cagata. Oddio, sapete chi può tenere il totem? I difensori al limite. Per i difensori il totem va bene, ma per un portiere e un attaccante no. Centrocampista, esagerando. Ma per un portiere no, non darei il totem a meno che non sei Terry, perché è rotto quel totem. Anche il gufo di Keenan, non è che il gufo di Keenan sia tanto normale, voglio dire. Amatira, punto di gravità, che fa? Colpo celestiale, Heaven's Drive, questo è Heaven's Drive di Sahel. O come si chiama, ma non mi ricordo, che quelli c'hanno... Sahel in realtà è un nome sacro in Giappone, non so perché. Ci sono diversi angeli in diverse opere e tutti quanti hanno il nome Sahel. Quindi alla fine si chiamerà anche lui Sahel, per forza, per gioco forza. Doppio tocco di Trina, yeah! Guarda qua, hoppla, grande mago. Ok. Mandiamo la va... Vabbè, oramai. Oh. Apri, are. Allora, ci sei. Angelo perduto. Perché perduto si può dire, ma perso no. Dipende anche dal contesto della parola. Però tipo, quando perdi di vista tipo un fuggitivo, l'ho perduto. Suona male, però si dice perduto, lo so. Mi dà molto fastidio, in effetti. Allora, vedi che quando si impegnano però a 2000 ci arrivano. Vedi? È programmato male, praticamente. Quello è il senso. Comunque, un altro gol. Sembrava entrata, Io vorrei il VAR, perché mi sembrava che era entrata. Oh, ragazzi, è finita comunque. È finita, un 3-0. Potevo fare il quarto se non mi avesse fatto fuori gioco. Sarebbe stata un'altra partita da... Cosa? Ma quando? Va bene, andiamo avanti allora. Quale altra squadra ci tocca? Paladini Stellari, gli Space Rankers. Tradotta come con Paladini Stellari, però sotto sfida delle Space Ranker, certo. Però Paladini Stellari è giusto, Space Rankers. La squadra ormai è quella, non la cambio più, non mi interessa più mettere altri. Fa schifo? Sì, a tantissimo. Allora, abbiamo Indra Vayu, Arculus Orbis, anche qua il capitano. Bind Hamito,
Papolu, Circulus Rugu, Joss Full, Madison Baradas, Bamba Rostower. Sì, praticamente loro hanno, dalla squadra di Sarges, hanno le carte arcane. Questa è proprio copiata palesemente da Dio, Dio Brando, perché Satan Warder, c'è tutto un contesto dietro. Avas Muran e Storm Guzer, sia per tutto il nome, da Satan e Warder, proprio tutto, tutto totalmente. Vabbè, comunque sia, pop culture ha influenzato centinaia di opere JoJo, quindi alla fine, vuoi o non vuoi, una reference te la becchi in tutte le opere. Allora, la palla lì, vedete, ha fatto il simbolo che la palla è in volo, è in viaggio, deve andare, ok? Evoca Lancelotto, perfetto, maestro spadaccino, perché te ne vai? Perché? Non è fuori gioco! Lo dico così, per sicurezza. Ma dai, quale blocco? Che stavo correndo più di te, quale blocco? Stavo a correre come se ci avessi il diavolo alle calcagna. Dai. Ah, che palle quando è così, mi fa venire l'orticaria. Mi verrebbe voglia di entrare nel gioco e scombinargli i dati. Niente, a parte che non uso mai le tattiche, io quindi sono scemo doppiamente. Luce oscura, oh no, sono più lento, oddio, tanto siete più veloci comunque voi, che cacchio me ne frega. Avanti, spirito. Ma se io vado in armatura, tipo, che corro come la furia dopo? Sì, però deve prendere palla. Vabbè, ora che prende palla, che si blocca, che si gira, quello già mi ha raggiunto. Ah, ste roccia. Giustamente, se non mi beccava lui, non potevo essere io, è ovvio. Però questo è un fallo, mo. Cioè, fa male se ti piano cosa di quelle. Oh, portiere! Portiere! In faccia! In faccia, portiere! Se para? Se la para senza spirito guerriero e senza totem! Ok. Finito. Ok, 1-0. Mi basta. Mi basta 1-0. Con Mark io ho fatto un mix strano e gli ho dato amoretto. Voi direte, ma che ci fa Mark in porta invece di Phobos? È che mi hanno fatto 14.000 tiri e Phobos ha detto basta. Dark Matter è potenza oscura? Dark Matter? Non mi pare. Beh ragazzi, Amoret si sceglie per motivi che mi sembrano piuttosto palesi, no? Ed ora l'ultima temibile squadra, temibili. Andiamo. Mi sa che ho capito chi sono. Si gioca allo stadio della Royal. Grandfather, nonno. Oh mamma. Ah, i cattivi. I cattivi praticamente, già. Oddio, però loro due sono buoni. Beh, quelli che entrano come cattivi e poi si rivelano buoni. Ma che c'entra allora Sarges e Arculus? Che c'entrano? Comunque cominciamo. Vai. Non ho capito quello scatto che ha fatto. Vabbè, non fanno la passata perché il gioco è fatto bene. Non ho capito lo scatto che ha fatto prima Gandalf andando indietro in quella maniera, quando lui doveva essere semplicemente in avanti. Vabbè, le tattiche non le uso mai. Sì, vabbè, luce oscura, abbiamo capito. Perfetto, se ce la facciamo, grande. Dovrei farcela allora a questo punto. Perfetto, perfetto. Vai, Lancelotto. Loro che fanno? Questo fanno, saggio monarca. Caro mio, da dietro t'ho visto che arrivavi a tutta carica. Oh, però 3117 non è male. È davvero buono. Potrei soverchiarlo. Potrei farcela contro Corona di Fuoco. Tanto siamo lo stesso elemento.
Lo soverchio di pochissimo e gol! Golasso 1-0! Wow! Tu sei scarico, Sarges, perché hai fatto due spada di Atlas e quindi hai ragione. Hai tutti i motivi per esserlo. Allora arriva il secondo. Allora arriva anche il secondo gol. Dove sei? Viverna bianca, mostrati! E prestami il tuo potenziale distruttivo con un afflato bianco. Il tuo soffio poderoso, viverna, che in realtà è un drago. Vai, scatenati! Soffia il tuo lampo distruttore. E soverchia di tanto, corona di fuoco. Oh, che bel suono quando entra in porta. Bylong, ci riproviamo? Ehi! Guarda, stavolta però sono più tranquillo. Dragoniano, faccio il bravo stavolta. Ok? Guardalo. Troppo bravo ho fatto. Tu però non hai corona di fuoco, devi andare in armatura anche tu. E quanto consuma corona di fuoco, ehi? Quanto consuma corona di fuoco? Ma non ce l'ha più però. Ah beh. Ho voluto fare il buono e mi ha penalizzato. Quindi devo fare il cattivo. Ma mo arriva Babbo Natale, se vede che faccio il cattivo non mi porta i regali. E allora, se tu proprio vuoi che io sia cattivo, uragano bianco. In realtà anche drago draconiano sarebbe uguale, quindi... Cioè, di potenza alla fine stiamo lì. E però lui oramai, ecco, deve per forza andare in armatura. Che fa blocca tiro? Ha quella tecnica penosa, sì, blocca tiro penoso. Blocca tiro? Boh, non ho mai capito che tecnica è. Fa passa gol a tutti i costi. Corona di fuoco è davvero forte come tecnica per parare. Forse uno dei portieri più forti del gioco, del primo Galaxy, del primo Inazuma Eleven Go, voglio dire. Però io usavo Saturn perché mi piaceva Saturn. Ah, ok, sono da solo, bene. Abbiamo il re! Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma la squadra più forte si sta rivelando la più penosa. Che dobbiamo fare? La blocca tiro tanto passa! 4-0! No, avrei Mistral, ma Mistral adesso si ricarica con il secondo tempo, perché i giocatori durante il secondo tempo si ricaricano un po' di punti. Gandares! Urlo dell'Eden! Ragazzi! Che è successo? Sium! No, va troppo bene. Sta andando troppo bene. No, qui lo faccio. Qui devo farlo. Devo farlo assolutamente. Godetevi la scena. Io anche me la godo. E me la gusto. E sperando che faccia più di 2000. Colpo critico. Era un 1007. Luna crociata. Sì, questa è una Kamehameha. Beh, facevo comunque gol. Oh, il mio spirito si libera nell'aire. No, rimani qui, spirito, che devo finire la partita. Dopo non possiamo giocare. Andiamo con Zodiaco, principe del piano astrale. E si tira in una posizione scomodissima con prigione purpurea. Si consuma quasi tutti i punti. Un 2000. Va bene, arriverà in porta a 1008 e qualcosa. Infatti, ti pareva. E fa blocca tiro. Guarda, te la faccio vedere perché tanto perdi. Sì, un gol! Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, neanche Uragano Bianco, livello Omega.
Davvero qua li deprediamo di tutto proprio. Pinguini mi fanno gol. Mi fanno gol. Mi fanno gol. Mi fanno gol. Però qui la colpa alla fine è solo mia, quindi non posso neanche prendermela, perché non ho ricaricato il portiere. Quindi alla fine dovevo, me lo sono meritato, ok? Me lo sono meritato perché non dovevo ricaricare il portiere. Qui la colpa è tutta mia. L'unica cosa che mi dà fastidio è che tanto non li avrei mai comunque fatti a rango S queste partite. Non li avrei mai fatte a rango S, perché non mi andava di farle comunque fin dall'inizio a rango S. Quindi finisce così. E anche la sesta stellina è stata aggiunta e Inazuma Eleven Go Galaxy ufficialmente termina qui. In via meno ufficiale, ad anno nuovo arriva Supernova, il let's play completo di Supernova e definitivo, che conclude la serie per 3DS, quindi Inazuma Eleven su 3DS finito, le amichevoli sono finite, le 6 stelline le ho prese, level 5, vai a uscire Great Road e ciao. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo video, come sempre vi ricordo in descrizione che c'è il link per Telegram e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale fateci un pensierino che tanto è gratis, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.